Segmentazione della clientela e consulenza finanziaria è il tema. La dodicesima edizione di questa ricerca, che conduciamo su circa 650 clienti private ogni anno, si sviluppa in un anno particolarmente delicato. Qui vedremo i risultati del 2017, ma ci saranno già anticipazioni sul 2018 che noi vediamo come anno molto importante e decisivo di grande cambiamento nella relazione banca e banker. Quindi quello che abbiamo cercato di fare nell'ambito anche della trasparenza, che è il tema di oggi, è quello di capire se i clienti hanno delle reazioni diverse a svariate tematiche, soprattutto sulla consulenza finanziaria, con un'ipotesi molto importante: i clienti non sono tutti uguali. Quindi vedremo che dalle nostre analisi i comportamenti nei confronti della consulenza finanziaria, seppur parliamo di un segmento di clientela particolare, che è quello delle famiglie benestanti d'Italia, nonostante sia una nicchia, comunque vediamo dei comportamenti molto differenti. Iniziamo con un paio di slide sull'identikit, di chi stiamo parlando, visto che non tutti conoscono le caratteristiche di questa clientela. Stiamo parlando delle famiglie private, quindi il nostro campione è fatto da decisori finanziari che hanno più di 500.000 euro di patrimonio finanziario. Il nostro decisore finanziario è un uomo tendenzialmente maturo, molto più colto, diciamo, possiamo dire, della media italiana. Infatti vediamo che abbiamo un 40% di laureati nonostante sia un cliente maturo. Qui le professioni sono un po' saltate come grafica, però vi posso dire che abbiamo circa un quarto di pensionati, il resto della clientela è comunque attiva professionalmente e si distribuisce in modo abbastanza equo tra gli imprenditori, i liberi professionisti e altri lavoratori autonomi. Il nucleo familiare, il cliente private non è mai solo. Quando parliamo di cliente private parliamo sempre di nucleo familiare, per questo che parliamo di decisore. L'assetto familiare sembra abbastanza tradizionale, quindi vedete che i componenti della famiglia, insomma, sono il 70%, comunque rappresenta circa una famiglia tradizionale italiana, 70% circa sposati, ma vediamo nel riquadro giallo che comunque le dinamiche familiari, seppur classiche, rappresentano caratteristiche molto diverse. Questo sul tema della pianificazione finanziaria è molto importante, perché servire una coppia matura senza figli, che comunque rappresenta il 30% della nostra popolazione, rispetto invece a chi ha la coppia giovane senza figli oppure a chi vive da soli, insomma, in tema di pianificazione ha delle implicazioni completamente diverse. La composizione del patrimonio, abbiamo detto che la soglia circa era 500.000 euro, ma se andiamo a vedere nella media, queste famiglie hanno circa 1,5 milioni di euro solo finanziario, a cui si va ad aggiungere il 36% di patrimonio immobiliare e un altro 17% di patrimonio reale. Facendo un focus sulla parte finanziaria, queste persone si avvalgono mediamente di due banche, di due istituzioni, c'è anche chi si avvale di più di due istituzioni, però sulla principale tengono circa il 70% del patrimonio, quindi in qualche modo la banca che si l'operatore che si guadagna la fiducia di questo cliente comunque ha gran parte del suo patrimonio. Come scelgono la banca? Soprattutto per la professionalità del referente, che è sempre al primo posto nelle motivazioni di scelta. Sulla competenza finanziaria e sull'interesse in generale di queste tematiche troviamo un cliente abbastanza interessato. Questa fotografia è cambiata molto negli anni. Mi ricordo le prime ricerche che ho visto, questo 15% del molto era molto più alto, no? C'era proprio una sorta di gaming sulla finanza che è andato a ridursi. La finanza rimane un tema fondamentale e importante. L'interesse, dal punto di vista delle narrazioni e dello storytelling, è un po' calato. Sulla competenza
di nuovo vediamo calare chi si ritiene molto elevati, troviamo dei clienti sufficientemente prudenti in tema di self-assessment delle competenze, sono consapevoli del fatto che non possono sapere tutto, vediamo che il 43% dei clienti addirittura dice di avere una scarsa competenza finanziaria e l'altra metà circa comunque ritiene di avere elevate competenze. Riconoscono alla consulente un ruolo importantissimo in termini della propria formazione sui temi di finanza, quindi è vero che per interesse personale e facendo pratica hanno imparato, ma un cliente su due ritiene che il supporto del consulente, del referente bancario, è la prima risposta sulla costruzione della competenza finanziaria. Ultima fotografia in tema di rischio che anticipava il collega prima, questi clienti sono consapevoli del tema rischio, questo è un tema molto importante nei FID2, quando gli chiediamo se per intercettare opportunità sono disposti ad esporsi a alcuni rischi, è necessario esporsi a alcuni rischi, vediamo che l'80% è consapevole di questo tema, circa la metà dei clienti, e guardo il dato sotto, 12 più 41, è in qualche modo anche consapevole quando gli si fa l'esempio con il dato numerico, quindi per avere rendimenti maggiori sarei disposto a mettere a rischio fino al 5% del patrimonio, e sottolineo patrimonio, quindi qui non gli abbiamo chiesto il rischio sul singolo investimento, quindi il 5% di questi patrimoni sono dati abbastanza rilevanti, comunque metà del campione ci dà l'idea di essere consapevole anche della messa a terra del rischio. E questo per farvi un pochino la fotografia di questa tipologia di clientela. Entriamo invece nel merito di quello che pensano dei servizi di investimento e quindi vediamo l'evoluzione della loro soddisfazione rispetto al servizio che ricevono. Dal 2006, che è stato il primo anno di rilevazione, al 2017 vediamo che la soddisfazione e la domanda è complessivamente, tenuto conto di tutti gli aspetti della relazione e del servizio, quanto è soddisfatto della sua banca, possiamo dire della sua istituzione per gli investimenti, l'indicatore cresce molto bene. Nel 2017 arriviamo al 77% di clientela che dà voto 7 più 8 al servizio. Cresce, ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che l'aumento comunque subisce un po' uno stop fisiologico, vediamo 78, 76, 77, non siamo più davanti a una crescita degli anni invece passati. La prima motivazione che ci diamo è che comunque fare meglio è sempre difficile, no? Aver già raggiunto circa un 80% di clientela soddisfatta ci può far pensare che è un indicatore abbastanza saturo. Ma volendo vedere bene, e nella prossima slide approfondiamo, c'è anche da ricordare che il 2017 è stato un anno molto buono per le performance e per i mercati, e in altri anni soddisfazione e performance erano molto più correlate rispetto a quello che è successo quest'anno. Questo in tema di trasparenza, MiFID 2, insomma tutto quello che ci aspetta, è anche una buona notizia, quindi il cliente sì dà molta importanza alla performance, ma il suo stop di soddisfazione ci dice che c'è dell'altro. Qui vi abbiamo riportato i singoli dettagli della slide precedente, quindi tutte le componenti della soddisfazione, il servizio, la consulenza, i prodotti, il consulente, le competenze dei consulenti, la gestione investimenti, i costi e le informazioni. Vediamo dalle freccettine è possibile registrare un clima generale di minore entusiasmo sul 2017 del cliente, con un campanellino d'allarme già sui costi, che ha un calo abbastanza forte, no? Vediamo dei cali tutto sommato fisiologici, però i costi ci dicono, con un calo dal 73 al 66%, che il cliente su questi temi inizia ad essere in ascolto. Quindi, visto che abbiamo detto che il 2018 sarà un anno di grande cambiamento e visto che siamo alla Greenhouse e si parla di innovazione,
abbiamo provato anche noi come ufficio studi a innovare il nostro studio e abbiamo cercato di capire nell'ambito di questi percorsi che dovranno essere in qualche modo istruiti dai banker rispetto ai clienti, se c'è qualche spunto ulteriore, qualche lettura aggiuntiva da dare sui clienti. Quindi abbiamo preso le nostre 600 interviste, le abbiamo messe dentro un frullatore, o meglio dire abbiamo utilizzato un algoritmo che di questi tempi è tanto di moda dire, dopodiché sulla base degli approcci che questi clienti hanno relativamente alla consulenza finanziaria sono venuti fuori quattro personas, quattro clienti tipo, che sono dei personaggi e che si sviluppano, diciamo, enfatizzando un pochettino le caratteristiche che si scostano dai valori medi. Gli ingredienti che abbiamo messo in questo algoritmo sono molteplici. Siamo andati a prendere tutte le domande che abbiamo fatto in queste interviste e riguardano lo stile di vita e l'approccio alla ricchezza dei clienti, e quindi l'età, la professione, il patrimonio, la cultura finanziaria, la visione sul futuro, tutti i temi che parlano della relazione con la banca, quindi la multibancarizzazione, il motivo di scelta e il motivo di abbandono delle banche, e altri temi, la propensione ai servizi, cosa chiedono alla consulenza finanziaria, e in più abbiamo sviluppato un test sulla trasparenza che poi andremo a vedere, chiedendo loro se sono consapevoli dei costi che in questo momento stanno pagando e facendo loro un test di elasticità al prezzo. Risultato: sono emersi, come vi dicevo, quattro clienti tipo e andiamo a presentarveli. Il primo l'abbiamo chiamato il tradizionalista, è di tutti il più âgé, prevalentemente pensionato, si approccia ai servizi di consulenza nel modo più consueto. La consulenza per lui è gestione dedicato e gestione degli investimenti e tempo dedicato. Crede moltissimo nel bilanciamento fra il consulente e la banca di riferimento. Il secondo personaggio è il distaccato, lo vedremo quello anche un po' meno soddisfatto. Questo cliente è un po' più giovane, è attivo professionalmente e sa di avere bisogno del servizio di consulenza, ma non sembra aver ancora trovato la formula adatta per lui. Desidera guidare la relazione, il distaccato è un protagonista, ma comunque lamenta del supporto che riceve, quindi questo è il cliente un po' più contrariato. Poi abbiamo il distratto, che chiamiamo anche la distratta, perché in questa persona ritroviamo il maggior numero di donne, è il cliente più giovane in assoluto, è il cliente che ha anche il patrimonio un po' più alto della media ed è il cliente per definizione che delega. È soddisfatto e disinteressato alle tematiche finanziarie. Non essendo interessato, non ha neanche molto modo di valorizzare ed apprezzare quello che in qualche modo riceve. Infine abbiamo il cliente ideale che tutti i consulenti vorrebbero avere ed è l'ingaggiato. Questo tipo di cliente non ha un'età, una fascia d'età trasversale, lo troviamo in tutte le fasce d'età, però qui troviamo il maggior numero di imprenditori. È un cliente, l'abbiamo chiamato perfetto, è competente, interessato, fidelizzato e addirittura ambasciatore della banca presso il suo network. È sempre pronto a ricevere nuove proposte e vedremo che questo è anche a livello di servizi e proposition che desidera ricevere, è il cliente più adatto addirittura ai servizi di wealth management. Vi racconto attraverso un po' di slide, sopra vedete il tipo di variabile che vi sto raccontando, alcune caratteristiche per farvi capire poi quanto sono diversi effettivamente questi quattro tipi di clienti che abbiamo trovato e per poi raccontarvi quanto probabilmente le leve di comunicazione, i linguaggi, le offerte, no, pensate per questi clienti effettivamente possono essere molto diverse. Il primo tema è l'approccio del cliente con il denaro, che a nostro modo di vedere già dà dei messaggi importanti. Vediamo che
Il tradizionalista è un cliente molto oculato, che prima di fare qualsiasi acquisto valuta moltissimo, è una sentinella, è un controllore e non gli piace spendere, a differenza invece del cliente distaccato che invece si lascia, più libertà nella spesa, anche se comunque si ritiene un buon amministratore. Abbiamo poi la cliente, il distratto, che ama spendere e non ama neanche troppo controllare. Diciamo che questo, essendo nella fascia d'età più giovane, c'è un tema proprio di utilizzo delle risorse, di progettualità, quindi è un tema anche di consumo della ricchezza. Infine abbiamo l'ingaggiato, che anche egli ha tutto sotto controllo, però diciamo che non è così ansioso come il nostro tradizionalista, che sembra quasi il signore appunto con la lente a contatto che c'era nella foto precedente. Come scelgono le banche questi quattro tipi di clienti? Le scelgono in modo molto diverse. Posto il fatto che la professionalità, vedete, è alta su tutti, e questo l'abbiamo visto anche nella slide iniziale, insomma, la professionalità del consulente non si discute, però vedete che le percentuali si distribuiscono in modo abbastanza diverso. Il tradizionalista vuole la professionalità, ma anche la qualità nella gestione degli investimenti. Il distaccato, e lo vediamo con un 30% che è molto più alto rispetto agli altri clienti, tendenzialmente si affida a una banca già presente nel suo network, che già ha utilizzato per esperienze lavorative. Il distratto è il voto più alto sulla professionalità perché lui ha bisogno di affidarsi completamente, quindi avendo bisogno della delega, la professionalità del banker sale su tutto. E infine l'ingaggiato sceglie la banca principale soprattutto per quello di cui ha bisogno, e cioè la banca per i miei investimenti, e vediamo il 34%, e la banca che gestisce la parte più importante del patrimonio. E vedendo le motivazioni di scelta, vediamo anche perché abbandonerebbero la banca o un consulente. Premesso che su questo target di clientela le barriere all'uscita sono molto alte, perché il costo di ricostruire una relazione di fiducia da capo è molto oneroso, sia in termini di energie e di tempo, ma anche in termini di fiducia stessa. Però quello che fa arrabbiare i clienti sono cose abbastanza diverse. Il tradizionalista, il nostro oculato, odia perdere il controllo, quindi tutte le gestioni, cioè tutti i cambi contrattuali che non gli sono stati avvisati, tutte le mancanze, gli errori operativi sono abbastanza gravi. Il distaccato invece non gli piace per niente in qualche modo sentirsi abbandonato. E quindi si lamenta nel momento in cui non si ritiene adeguatamente assistito. Il distratto si arrabbia, tende a puntualizzare e a innervosirsi quando il suo consulente gli chiede di tornare sul pezzo. Mi spiego meglio. Essendo lui un delegante, tutte le volte che il consulente o la banca lo fanno tornare su temi dove lui deve riprendersi la responsabilità, dove lui ci deve rimettere la testa, questo cliente un pochino tende ad allontanarsi. L'ingaggiato, e questo lo vediamo dal fatto che a tutti l'ultima barra è sempre la più alta, ha delle attese altissime. È il più ingaggiato, ma anche quello che risponde con valori più alti sui driver di abbandono. Quindi vuol dire che l'asticella di questo cliente è veramente alta. Vale la pena ricordare che l'ingaggiato è anche l'unico che potrebbe seguire il suo consulente più degli altri. Questo è un po' fuori media, quindi l'ingaggiato è vero che è fedele, però in qualche modo potrebbe anche valutare di spostarsi. Gli incontri con il banker, con il consulente, qui noi parliamo di banker, ma insomma tranquillamente la terminologia è il consulente. Tutti i clienti, a questo punto anche il più insoddisfatto, quello che vediamo sempre i voti un po' più bassi, riconoscono, come vedevamo prima, al consulente un ruolo molto importante nella costruzione delle competenze. Invece sono diverse i temi di capacità e proattività. L'ingaggiato lo vediamo sempre molto soddisfatto, scusate, distratto e il tradizionalista, se devono lamentare qualcosa, lamentano un po' sui temi di proattività.
e quindi sul coinvolgimento, sul farsi sentire, sulla tempestività. Che cosa si aspettano dalla consulenza finanziaria questi quattro clienti? Sicuramente il tradizionalista si aspetta delle soluzioni che lo facciano sentire tranquillo per il futuro. L'abbiamo visto molto propenso su tutti i temi di private insurance, su tutti i temi dell'analisi della mappatura dei rischi e quindi probabilmente se si vuole andare un po' oltre la pura gestione degli investimenti, a cui lui comunque dà moltissima importanza, si può provare a sviluppare il lato più assicurativo. Il distaccato l'abbiamo trovato ancora piuttosto basico a livello di offerta. Riconosce interesse nella gamma dei prodotti e sui temi di rendimento. Questo ci fa capire rispetto ad altri clienti che è ancora concentrato su un'offerta sicuramente finanziaria. Quindi questo cliente non è ancora pronto, ad esempio, per ricevere offerta extrafinanziaria. Molto interessante è il tema dell'education che ci dice questo cliente. Che è disposto a partecipare, è molto interessato a tutte quelle iniziative che il consulente e la banca gli mettono a disposizione per in qualche modo ascoltare e imparare i temi di finanza. Il distratto per l'età, per il fatto che è molto delegante, è il cliente ideale per parlare di progetti di vita e di pianificazione. Quindi il fil rouge, il grande fil rouge di questo cliente è sempre comunque votato a un tema di progetti di vita e, come dicevo appunto, pianificazione. A prescindere dagli investimenti, dalla parte assicurativa, dai servizi extrafinanziari, lui ha bisogno di un racconto di vita. In piccolo abbiamo anche segnato che questo cliente, essendo il più giovane, è il più interessato degli altri, questo non ne fa un interesse fortissimo, però comunque più degli altri, a tutti i temi un po' alternativi, quindi startup, private equity, poi parleremo di arte successivamente. Insomma, se c'è un cliente un po' più propenso ad ascoltare i temi alternativi è questo. Infine, l'ingaggiato non riconosce neanche investimenti, non investimenti extrafinanziari. Lui si aspetta un servizio con standard di eccellenza altissimi che parli a tutto il suo patrimonio con una visione più globale possibile. Infatti, abbiamo messo wealth management. Entriamo nel merito del test MiFID 2, che è probabilmente il cuore anche rispetto al titolo dell'incontro di oggi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto al cliente quattro domande, qua ci sono le prime due. Quanto conoscono MiFID 2 e quanto conoscono i costi del servizio ricevuto? Vedete che quattro personas diverse, quattro percentuali distribuite soprattutto là in modo abbastanza simile, ma con delle differenze. Sicuramente distaccato e distratto sono quelli che hanno meno affrontato in termini generali la tematica. Tradizionalista e ingaggiato, che sono comunque quelli che sicuramente ne hanno parlato con il referente, qualcuno anche ha letto notizie in merito, sono anche le stesse persone che sembrano avere maggiore consapevolezza rispetto ai costi che pagano. Badate bene, queste sono autopercezioni, quindi non sappiamo se effettivamente, quanto effettivamente sono consapevoli poi del pricing. E poi abbiamo fatto a loro un test. Premetto sempre che nell'ambito di queste presentazioni che si tratta di un test che è diverso dalla realtà, e abbiamo chiesto loro per un patrimonio complessivo di 1 milione di euro con un servizio private di gestione e consulenza sugli investimenti, il costo complessivamente pagato all'anno è circa 1%, pari circa a 10.000 euro. Il tema qui non è tanto l'1% che voleva essere facile fare il calcolo, il tema qui è l'esplicitazione dei 10.000 euro, che sul private banking avrà molto impatto perché i patrimoni medi dei clienti private sono alti, quindi sono coloro che vedranno esplicitarsi nei rendiconti a partire dalla fine di quest'anno e inizio dell'anno prossimo delle cifre molto rilevanti. Tutto sommato il test non è andato malissimo, nel senso che
c'è una buona percentuale di clienti che reputa il pricing adeguato, va da sé, l'abbastanza elevato per noi è già un buon risultato. Da notare il 17% del tradizionalista, e poi lo vedremo meglio, che era quello che diceva di essere consapevole, noi immaginiamo che il pricing possa essere anche più elevato dell'1%, questo ci mette un po' un campanello d'allarme. E poi abbiamo chiesto loro le strategie di difesa nel caso in cui questo pricing fosse effettivamente troppo alto. Cosa fanno? Tutti i clienti private innanzitutto negoziano, no? Questi clienti consapevoli del potere contrattuale che hanno, dato la dimensione del loro patrimonio, innanzitutto vanno dal proprio consulente a negoziare, andrebbero dal consulente a negoziare il pricing. Vediamo movimenti tra i distratti e i distaccati di guardarsi anche verso l'esterno, quindi affascinati anche da racconti, soprattutto il distaccato, un po' più semplici. Ricordiamo che i distratti sono coloro che hanno le barriere in uscita più alti, quindi anche se raccontano di difendersi di più rispetto a tradizionalisti ingaggiati, poi effettivamente non sappiamo se effettivamente questi poi intraprenderebbero delle azioni vere e proprie. C'è da dire che il tradizionalista potrebbe essere, ipotizzando qualche reazione, nonostante la sua, poi vedremo, soddisfazione buona, nonostante l'attaccamento, potrebbe essere il cliente che cade dalla sedia. Ecco, noi ci siamo un po' immaginati queste reazioni, mentre l'ingaggiato ha tutte le informazioni per disporre, per conoscere il pricing. Il distaccato potrebbe avere due reazioni: o è rassegnato e quindi è già in una fase di relazione un po', lo dice il termine stesso, distaccata, oppure si arrabbia, allora lì in quel caso potrebbe intraprendere azioni. La distratta, il distratto, per il distratto non è mai un tema di costi, l'abbiamo visto anche nelle slide iniziali, il distratto spende volentieri, però vuole avere una visione chiara e concreta del beneficio che gli ritorna. Quindi nel momento in cui il distratto ha chiaro il beneficio, è disposto a pagare anche un pricing probabilmente più alto della media dei suoi colleghi. E qui mi avvio alla parte conclusiva, no? Abbiamo cercato di capire, abbiamo visto inizialmente questa soddisfazione totale che ha avuto uno stop, abbiamo cercato di capire se leggere tra le righe, tra i clienti, e se capire dinamiche di comportamento diverse ci racconta qualcosa, quindi qui torniamo alla soddisfazione, ci avviamo, come dicevo, alla parte conclusiva. Se noi guardiamo la media della soddisfazione di questi quattro clienti, non vediamo queste grandi differenze, cioè vediamo da un 6,5 a un 7,5, no? Quindi tutto sommato non sembra così diverso, ma la distribuzione invece dei grafici ci racconta dei sistemi di attesa molto diversi, no? Vediamo questo distaccato che ha un 47% di voto 6, il che non ne fa un insoddisfatto per definizione, ma è comunque una pancia neutra di voto che potrebbe essere o trasformata in un voto alto, oppure, se non opportuno, potrebbe scendere verso un'insoddisfazione. Vabbè, non parliamo neanche dell'ingaggiato, il 60% di questi clienti dà voto 8 addirittura al servizio, quindi è proprio molto soddisfatto. Tradizionalisti e distratti sembrano simili nella distribuzione dei voti, ma vedremo che non è così. Tendenzialmente il distratto si sbilancia un po' di più nel bene e nel male, e il tradizionalista ci resta veramente molto conservatore. E questo è un pochino il dettaglio delle soddisfazioni. Ora, il distaccato lo vediamo così in basso perché abbiamo tolto la pancia 6, il voto 6. Questa rappresentazione ci fa vedere tutti i voti 7 e 8, quindi il distaccato è là sotto perché la sua media si aggira intorno al 6. Possiamo dire che comunque il distaccato è un cliente tiepido, insomma, da valutare se investirci molto oppure se è il caso di lasciarlo a un servizio più basico, perché sembra quasi essere sottoservito. I distratti sono equilibrati, i tradizionalisti sono tutto sommato soddisfatti, gli ingaggiati vediamo che abbiamo anche un 100%, che per noi che facciamo ricerca vedere un 100% è veramente una rarità. E
qui e vado a chiudere le differenze sostanziali. Un conto è parlare di soddisfazione, un conto è parlare di capacità e di disponibilità, scusate, disponibilità del cliente a consigliare la propria banca, il proprio consulente a amici e conoscenti. Questo è un indicatore molto secco e anche noi lo chiamiamo abbastanza cattivo, nel senso che facciamo questa domanda: quanto raccomanderebbe questa sua banca di riferimento ad amici e parenti? Consideriamo detractor tutti quelli che danno voto da 0 a 6, consideriamo i passivi chi dà voto 7-8, nella soddisfazione i voti 7-8 sono invece voti buoni, no? In questo indicatore invece si tende veramente a isolare la parte più alta, e i promoter li consideriamo chi dà voto 9 più 10. Vedete come gli indicatori in alto ci presentano clienti completamente diversi, perché consigliare la propria banca va oltre la soddisfazione, va anche oltre i temi di fiducia. Qui i clienti mettono la propria faccia nel consigliare appunto il consulente ad amici. E non parliamo degli ingaggiati e dei distaccati, perché i numeri parlano da soli. Vediamo che però sui tradizionalisti e i distratti, che abbiamo visto avere dei sistemi di soddisfazione abbastanza simili, abbiamo dei distratti più generosi, più disponibili. Probabilmente a questi clienti manca solo la struttura per raccontare, le esperienze per raccontare, e il tradizionalista invece vedremo che è un po' meno generoso, che avrà bisogno un po' più di essere un po' riscaldato nella relazione. E questa è l'ultima slide, dove vi abbiamo portato solo alcune suggestioni che noi abbiamo estratto e che noi abbiamo in qualche modo capito leggendo questi clienti. Sul tradizionalista pensiamo che la relazione vada rinvigorita, rivivificata quasi con passione, no? Questo cliente manca di, tra virgolette, sentimento verso il servizio di consulenza. Sul distaccato va proprio riformulato e ricostruito un patto, dove lui riconosce di essere il protagonista, però dove si sente adeguatamente supportato dal consulente, dalla banca. Sul distratto c'è una prateria, nel senso che questo cliente, avendo il patrimonio più alto, essendo molto delegante, in qualche modo c'è molto da costruire, molto da fare crescere. Sull'ingaggiato, attenzione, perché questo pone l'asticella sempre più in alto e quindi in qualche modo ha bisogno di una progettazione evolutiva che richiede molto, molto sforzo. E questo per dire che perché siamo arrivati ai temi di rinvigorire la relazione, perché pensiamo che a fronte di una relazione solida, fatta di fiducia, fatta di rispetto, il consulente e il cliente possano insieme costruire un servizio di consulenza a vero valore aggiunto. E quando si parla di trasparenza e di MiFID 2, sappiamo che in qualche modo concretizzare il valore aggiunto per il cliente ci dà una grande mano quando poi dovremo parlare di trasparenza dei costi. Quindi la trasparenza non sarà solo sui costi, ma per forza dovrà essere anche su tutti i benefici che il servizio offre ai nostri clienti. Grazie.